grande successo di pubblico per la settima edizione del concerto Composizioni funebri per banda in onore dei piccoli gruppi sacri tenutosi presso la cattedrale di Caltanissetta. Il concerto, diretto dal maestro Calogero Ottaviano, ha visto protagonista il corpo bandistico Salvatore Albicocco. Siamo alla settima edizione, dove purtroppo, per cause che tutto il mondo sa, dove il mondo si è fermato questi 3 anni, ci siamo fermati anche noi, ma ci è servito per andare avanti ancora con grinta, e lo abbiamo dimostrato stasera. Stasera ha vinto la cultura, ha vinto la musica. Oggi Caltanissetta ha risposto bene, oggi ci siamo presi quello che 3 anni fa il mondo ci ha tolto. Vogliamo ringraziare veramente tutti per essere venuti, per questo parte di questo spettacolo, grande pubblico, perché veramente vedere la cattedrale piena non è semplice, non è quasi mai. E diciamo che questi 2 anni alla fine hanno portato ad avere un risultato di presenza veramente importante. Le allieve della scuola di teatro Camper di Aldo Rapè hanno raccontato la strage avvenuta a Gessolungo nel 1881 e la morte di tanti carusi. Sul tema, il maestro Calogero Ottaviano ha presentato la nuova marcia funebre intitolata ai carusi, eseguita per la prima volta durante il concerto. Questa composizione funebre per banda, i carusi, nasce durante il periodo della pandemia. In realtà all'origine non si era sviluppata come una marcia dedicata ai carusi, però come dire, attraversando il momento della pandemia e questa sofferenza, vedendo il rumore, anzi il silenzio assordante delle città col rumore delle ambulanze, mi sono sempre, come dire, catapultato verso il sentimento che mi lega alla Settimana Santa Nissena, e questo ha fatto sì che con il connubio della miniera, perché ci ricordiamo che nel 1881 una strage che uccise molte persone, tra cui molti bambini, appunto i carusi della miniera, dicevo poc'anzi, 1881, ha fatto sì che poi ci fu la costruzione della bara, la Veronica, e poi di tutte le altre, e da lì è nata poi la processione. La compagnia capitanata da Aldo Rapè, la compagnia di Nissena, ha messo, come dire, attraverso un testo di prosa, ha messo in scena proprio questo dramma, cioè di queste mamme che non sanno cosa è successo, si accorrono alla miniera sapendo che era successa una strage, non si rendono conto di poi trovare una amara sorpresa, cioè i loro figli praticamente morti. E di qua una strage. Ecco perché la marcia è fatta di momenti che veramente si attraversa la stasi completa, e poi c'è questo pathos che sfocia nel dolore, nella rabbia, nelle grida che sono veramente dal profondo del cuore. Una mamma che perde un figlio, in questo caso siamo durante il periodo quaresimale e ci apprestiamo ad entrare nei riti della Settimana Santa, l'addolorata che ha il cuore trafitto appunto da 7 spade, i famosi 7 dolori.